Google Moduli è un ottimo sistema per realizzare sondaggi oppure quiz. Per aprire un Google Moduli si va sui 9 puntini e si cerca, scendendo magari con la barra, il simbolo. Se però non è presente tra le nostre app, possiamo sempre scrivere nella barra degli indirizzi Moduli Google. Selezionare appunto moduli Google, crea sondaggi, vai a moduli Google. In entrambi i casi arriviamo su questa dashboard dei Google Moduli. Abbiamo la possibilità di aprire uno dei modelli già preformattati oppure di aprirne uno nuovo. In questa parte vediamo quelli che sono stati creati da noi e quindi sono di mia proprietà, ma anche se poi sono stati magari condivisi con dei colleghi, quelli che non sono stati creati da noi, ma ci sono arrivati in condivisione, e scegliendo la visualizzazione di proprietà di chiunque, si vedono tutti. Il fatto che sia scritto di proprietà di chiunque non vuol dire che siano accessibili a chiunque, ma semplicemente che stiamo vedendo in questa modalità sia quelli creati da noi che quelli che ci sono arrivati in condivisione. Ma ne apriamo uno nuovo. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a inserire un titolo. Inserito il titolo, basta cliccare invio e automaticamente il titolo viene riportato anche all'interno del modulo. Possiamo aggiungere una descrizione. E adesso iniziamo a creare le domande. Vediamo in questo primo tutorial le principali. Per creare una domanda è sufficiente andare su più e qui scegliere il tipo di domanda. Per esempio, la prima è la risposta breve. Possiamo semplicemente fare una domanda tipo: qual è la capitale della Francia? Ovviamente a questa domanda bisogna rispondere in modo breve, semplicemente con Parigi. Seconda domanda, ne aggiungiamo un'altra. A questo punto mettiamo invece un paragrafo, quindi una risposta lunga. Scegliamo questo tipo di risposta, quindi sarà predisposto lo spazio per accogliere una frase più complessa, un periodo. Riassumi brevemente quanto ascoltato durante la lezione. Aggiungiamo adesso una domanda con risposta a scelta multipla. Con le domande a scelta multipla possiamo ovviamente andare a suggerire la risposta. L'alunno potrà solo scegliere una di queste e non più di una. La differenza, infatti, con la prossima domanda, che è quella con la casella di controllo, è proprio questa, che la scelta multipla permette una unica scelta. La casella di controllo ne permette tante. Per esempio, in questo caso, per rispondere correttamente, l'alunno dovrà flaggare questa, anche quest'altra casella, siamo 4, poi 5. Allora capite che è molto diverso avere una scelta multipla dove si può selezionare solo una opzione oppure una casella di controllo. Con queste quattro domande voi avete già la possibilità di costruire un modulo, ma prima di proseguire con altri dettagli, altre impostazioni, andiamo a vedere veramente cosa dobbiamo imparare nell'invio. Allora, in questo caso io sto facendo un questionario, non necessariamente a quiz. Cosa vuol dire? Che non verranno segnate in modo automatico le risposte giuste e le risposte sbagliate. Come imposto questa parte? È molto importante. Allora, se voglio mandare una ricevuta di risposta, quindi anche con una copia delle risposte date, devo per forza flaggare raccogli indirizzi email.
Se non sto lavorando con tutti gli account della G Suite, è bene togliere questa spunta per permettere di rispondere a questo questionario anche con degli account esterni all'organizzazione. Se voglio che siano perfettamente riconoscibili eventuali risposte multiple, devo flaggare limite a una risposta, ma questo obbligherà tutti gli utenti che utilizzeranno questo modulo a avere un account Google e allora nessun problema se siamo all'interno di una G Suite, quindi possiamo addirittura metterli entrambi. Il problema nasce quando abbiamo anche degli account esterni e non è detto che abbiano un account Gmail. Raccogliere gli indirizzi vuol dire che in automatico, ecco, vedete, è comparso questa domanda che non avevo messo prima. Mi compare la domanda indirizzo email che venga scritto a mano. Ovviamente nessuno ci garantisce che chi risponderà scriverà correttamente la mail e che quindi riceverà eventualmente la risposta. La ricevuta di risposta può essere messa automatica sempre oppure solo se chi risponde la richiede. Vuol dire che ci sarà un pulsante che dice inviami la risposta al termine. Come possiamo vedere come sta venendo il nostro Google Moduli? Attraverso l'anteprima. Andiamo a vedere come si presenterà alle persone che risponderanno. Come vedete, abbiamo chiesto di mettere la ricevuta di risposta solo a chi lo desidera ed ecco che è comparso questo pulsante. Se voglio tornare a lavorare, clicco sulla matita. Ancora una precisazione per base per partire. Posso decidere anche di concedere di apportare modifiche dopo l'invio o di visualizzare i grafici riepilogativi e risposte in formato di testo. Salviamo le nostre impostazioni. Per inviare è sufficiente cliccare su invia o inserire le mail di chi deve ricevere oppure, molto più semplicemente, cliccare sul link, posso anche abbreviare l'URL, copiarlo e andarlo a inserire in una classroom, in una bacheca, in una pagina di registro, in una mail, ovunque sia possibile. A questo punto, con il link, sarà sufficiente cliccare su questo link e andare a rispondere. Con queste prime nozioni siete già in grado di partire. Nei prossimi tutorial vedremo il resto.